Paola Corredi, un medico, in questo caso anche cittadina, avete attivato una raccolta firme, una petizione per salvare la sanità di Alghero. Come sta proseguendo questa iniziativa in vista anche del fatto che è proprio notizia di queste ore che la riforma pare, anzi è stata rinviata a settembre. Comunque va avanti la vostra iniziativa. Certamente, questa iniziativa vuole coinvolgere i cittadini algheresi informandoli e sollecitandoli a prendere una posizione forte nei confronti di questa riforma della rete ospedaliera che va contrastata con durezza proprio perché è una riforma che non risolve i problemi della sanità isolana e penalizza fortemente la sanità del nord-ovest della Sardegna, in modo particolare Alghero. È una riforma che parte da un concetto ragionieristico, quindi non vuole assolutamente razionalizzare la spesa, riqualificare i servizi, come spesso abbiamo sentito dire dal rappresentante della giunta regionale, ma vuole semplicemente tagliare finanziamenti per la sanità e quindi tagliare servizi, andando incontro ad una progressivo smantellamento della sanità pubblica che colpirà soprattutto le fasce più deboli della popolazione, privandole del diritto alle cure primarie. L'ospedale di Alghero, dicevo, secondo la riforma della rete ospedaliera, verrà fortemente penalizzato perché declassato e quindi questo comporterà una perdita di tutte le specialità sostanzialmente che adesso l'ospedale possiede. Manterrà la medicina, la chirurgia, l'ortopedia traumatologica, il centro trasfusionale verrà trasformato in una emoteca, permarrà il pronto soccorso, ma bisogna sottolineare che nel nostro territorio mancherà un ospedale di primo livello, perché Sassari, con il Santissima Annunziata unificato con l'azienda ospedaliera universitaria, costituirà un polo, un ospedale di secondo livello, polo di riferimento di tutta la metà nord della Sardegna. Quindi ciò che ci domandiamo è: ma un paziente che afferisce al pronto soccorso di Alghero ha bisogno di fare una visita ginecologica, oculistica, cardiologica, presso quale ospedale di primo livello dovrà afferire? Olbia? Quindi cerchiamo di dare questa informazione ai nostri cittadini affinché si rendano conto della grave situazione che potrebbe venire a crearsi nel nostro territorio, con un danno non solo per quanto riguarda la salute pubblica, ma anche un danno economico, perché Alghero è una città turistica, oltre che centro di riferimento del circondario, e quindi non avere un presidio di primo livello significa avere meno presenza ad Alghero e quindi un grave danno economico. Per cui chiediamo al nostro sindaco e al nostro consigliere regionale di riferimento che si facciano portavoce delle esigenze della nostra città e della protesta dei concittadini algheresi che chiedono non solo che Alghero venga classificato come presidio di primo livello, ma che venga anche potenziato nelle sue specialità, che possa partire l'UTIC e l'attività endoscopica per le quali sono stati spesi 1.200.000 euro, e quindi il nostro ospedale vogliamo che venga riqualificato, e chiediamo alla giunta regionale che, se vuole davvero fare una riforma sanitaria che abbia al centro il cittadino paziente, parta dai servizi territoriali, perché nel momento in cui i cittadini trovano risposte adeguate sul territorio per quanto riguarda la loro salute, eviteranno di rivolgersi all'ospedale, quindi di sovraccaricare pronto soccorso e medicina come accade oggi. Questa è una riforma che parte dalla testa invece che partire dalle fondamenta, e quindi proprio per questo motivo nel suo impianto generale è assolutamente da contrastare.